La cosa buffa è che io già credevo di essere stato un matto per aver navigato 100 miglia e mezzo all'Atlantico con 2 metri d'onda tesa e 20 nodi di vento in faccia. In realtà, una volta arrivato lì, ho visto che c'era già un signore di 70 anni che era lì già da 2 giorni in solitaria a pescare i tonni giganti. Allora forse ho pensato che tra i due il pescatore fosse lui. Quando ero piccolo dicevo a tutti che da grande avrei fatto il pescatore. Ho tenuto fede alla mia passione e quando ho deciso di farlo sul serio, ho deciso di farlo fino in fondo, perché ho pensato che se c'è una cosa nella vita per cui vale la pena battersi, è qualcosa che si ama. Io amo la pesca e per lei ho deciso di lasciare casa, famiglia e amici, per poterla praticare in un luogo che mi ha trasmesso fascino e magia, per essere stato la culla di una professione leggendaria, la pesca professionale del tonno gigante. Leggende dei mari navigano quest'oceano, pescatori che vivono lontani dalla tecnologia e dai social media e che da giugno a dicembre vivono sulla loro barca, da soli, notte e giorno, nel ricordo del tempo in cui l'oro rosso era una ragione valida per rischiare la vita in mare. Loro sono l'ultima generazione dei veri lupi di mare. Da questi pescatori ho imparato a rispettare il mare, a volte a temerlo, altre invece a mantenere le mani salde sul timone e ad affondare le manette, senza paura di macinare miglia, fiutando le tracce dei tonni giganti. Di contro, io ho mostrato loro che la loro professione può essere anche uno sport, combattendo i loro pesci in stand-up. La tradizione e il moderno che si incontrano nel rispetto e nella stima reciproca.